Noi siamo qui su questi monti perché crediamo di essere nel giusto. Noi siamo contadini con il fucile, studenti con il fucile, giovani e vecchi con il fucile. Domani forse non avremo il fucile, ma quel domani sarà quando nessuno più avrà il fucile. Quel domani verrà assieme a pace, giustizia, libertà. Dateci parole poco chiare, quelle che gli italiani non amano capire. Basta romanzi d'amore, ritornelli, spiegazioni, interpretazioni facili, ma teorie complesse e oscure, lingue lontane servono. Pochi significati, titoli, ideogrammi, insegne, inglese, americano slang. Senza studiare, senza fiatare, basta intuire che è anche troppo. Colpo d'occhio è quello che ci vuole. Uno sguardo rapido. Il nostro suono. Il nostro suono è un battito. Parole incomprensibili siano le benvenute, così affascinanti, così consolanti, non è nemmeno umiliante non capirle, anzi, così riposante. Dopo tanto teatro, dopo tante guerre, dopo tanti libri, dopo tanto cammino, dopo tante bugie, dopo tanto amore, dopo tanti secoli, mai più canzoni, in italiano, greco, slavo, poca letteratura, brevi racconti al massimo, scrittori intraducibili, relazioni elementari, poeti ermetici, TV irreversibile, con accenti diversi, esotici. Ora davvero basta con la trasparenza. Voglio una cultura davvero sottostante, davvero inapparente e soprattutto per sempre. Voglio essere ricordato nella prossima era come un glaciale geroglifico, come un bassorilievo, come un graffito inesplicabile perché del tutto inutile. Dateci le parole poco chiare, quelle che gli italiani non amano capire. Costruiremo una nuova cultura, rapida ed estetica. E il pensiero sarà un colore, il colore sarà un suono, il nostro suono un battito. E il pensiero sarà un minuto, il minuto un suono, e il nostro suono un battito. Eravamo sei, a raschiare e pulire l'interno di una cisterna interrata. La luce del giorno ci giungeva soltanto attraverso il piccolo portello d'ingresso. Era un lavoro di lusso, perché nessuno ci controllava, perché faceva freddo e umido. La polvere di ruggine ci bruciava sotto le palpebre, ci impastava la gola e la bocca con un sapore quasi di sangue. Oscillò la scaletta di corda che pendeva dal portello. Qualcuno veniva. Deutsch spense la sigaretta, Golden svegliò Sivajan. Tutti ci rimettemmo a raschiare vigorosamente la parete sonora di la mia. Era solo Jean, il piccolo del nostro comando, vale a dire fatturino scritturale, attento alla pulizia della baracca, alle consegne degli attrezzi, alla lavatura delle gamelle, alla contabilità delle ore di lavoro del comando. Jean parlava correntemente francese e tedesco. Appena si riconobbero le sue scarpe sul gradino più alto della scaletta, tutti smisero di raschiare. Jean, di che umore era il capo? E la faccenda delle 25 frustate a Stern? Che tempo faceva fuori? Aveva letto il giornale? Che odore c'era nella cucina civile? Che ora era? Jean era molto benvenuto al comando, era un piccolo eccezionale, era scaltro e fisicamente robusto, insieme mite ed amichevole. Pur conducendo con tenacia e coraggio la sua segreta lotta individuale contro il campo e contro la morte, non trascurava di mantenere rapporti umani con i compagni meno privilegiati. D'altra parte, era stato tanto abile e perseverante da affermarsi nella fiducia di Alex, il capo. Alex aveva mantenuto tutte le sue promesse. Si era dimostrato un bestione violento e infido, corazzato di solida e compatta ignoranza e stupidità.
Era palesemente intimidito dal registro di comando e dal rapportino quotidiano delle prestazioni. E questa era stata la via che Piccolo aveva scelta per rendersi necessario. Per quanto Jean non abusasse della sua posizione, già avevamo potuto constatare che una sua parola, detta nel tono giusto, al momento giusto, aveva grande potere. Già più volte era valsa a salvare a qualcuno di noi dalla frusta o dalla denuncia alle SS. Da una settimana eravamo amici. Ci eravamo scoperti nell'eccezionale occasione di un allarme aereo, ma poi, presi dal ritmo feroce del lager, non avevamo potuto che salutarci di sfuggita alle latrine, al lavatoio. Appeso con una mano la scala oscillante, mi indicò: Aujourd'hui, c'est primo qui viendra avec moi chercher la soupe. Rallentammo il passo. Piccolo era esperto, aveva scelto accortamente la via in modo che avremmo fatto un lungo giro, camminando almeno un'ora, senza destare sospetti. Parlavamo delle nostre case, di Strasburgo e di Torino, delle nostre letture, dei nostri studi, delle nostre madri, come si somigliano tutte le madri. Anche sua madre lo rimproverava di non saper mai quanto denaro aveva in tasca. Anche sua madre si sarebbe stupita se avesse potuto sapere che se l'era cavata, che giorno per giorno se la cavava. È stato in Liguria un mese, gli piace l'Italia, vorrebbe imparare l'italiano. Io sarei contento di insegnargli l'italiano. Non possiamo farlo? Possiamo, anche subito, una cosa vale l'altra. L'importante è di non perdere tempo, di non sprecare quest'ora. Passa pimentani il romano, strascicando i piedi, con una gabella nascosta sotto la giacca. Piccolo, sta attento, coglie qualche parola del nostro dialogo e la ripete ridendo. Zuppa, campo, acqua. Passa Frankler, la spia. Accelerare il passo, non si sa mai. Quello fa il male per il male. Il canto di Ulisse. Chissà come e perché mi è venuto in mente, ma non abbiamo tempo di scegliere. Quest'ora già non è più un'ora. Se Jean è intelligente capirà chi è Dante. Quale sensazione curiosa di novità si prova se si cerca di spiegare in breve che cos'è la Divina Commedia, come è distribuito l'inferno, che cos'è il contrappasso. Virgilio è la ragione, Beatrice è la teologia, Jean è antecnissimo, io comincio, lento e accurato. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima in qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, mise fuori la voce e disse quando. Qui mi fermo e cerco di tradurre. Disastroso, povero Dante, povero francese. Tuttavia l'esperienza pare prometta bene. Jean ammira la bizzarra similitudine della lingua e mi suggerisce il termine appropriato per rendere antica. E dopo quando? In nulla. Un buco nella memoria. Prima che sì, Enea la nominasse. Altro buco. Viene a galla qualche frammento non utilizzabile. La pietà del vecchio padre nel debito amore che doveva Penelope far lieta. Sarà poi esatto. Ma misi me per l'alto mare aperto. Di questo sì. Di questo sono sicuro. Sono in grado di spiegare a Piccolo. Di distinguere perché misime non è gememi, è molto più forte, più audace, è un vincolo infranto, è scagliare se stessi al di là di una barriera. Noi conosciamo bene questo impulso. L'alto mare aperto. Piccolo ha viaggiato per mare e sa cosa vuol dire. È quando l'orizzonte si chiude su se stesso, libero, diritto e semplice, e non c'è ormai che odore di mare. Dolci cose ferocemente lontane. Siamo arrivati al Kraftwerk, dove lavora il comando dei posacavi. Ci deve essere l'ingegner Levi. Eccolo. Si vede solo la testa fuori dalla trincea. Mi fa un cenno con la mano. È un uomo in gamba. Non l'ho mai visto giù di morale. Non parla mai di mangiare. Mare aperto, mare aperto. So prima col diserto. Quella compagna picciola dalla quale non fui diserto. Ma non rammento più se viene prima o dopo. E anche il viaggio, il temerario viaggio al di là delle colonne d'Ercole. Che tristezza! Sono costretto a raccontarlo in prosa, un sacrilegio. Non ho salvato converso, ma vale la pena di fermarci. A ciò che l'uomo più oltre non si metta. Si metta. Dovevo venire in là per accorgermi che la stessa espressione di prima è misi me. Ma non ne faccio parte, Jean. Non sono sicuro che sia un'osservazione importante.
Quante altre cose ci sarebbero da dire. E il sole è già alto, mezzogiorno è vicino. Ho fretta, una fretta furibonda. Ecco, attento piccolo, apri le orecchie alla mente. Ho bisogno che tu capisca. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento dimenticato chi sono, dove sono, piccolo mi prega di ripetere. Com'è buono, piccolo, si è accorto che mi sta facendo del bene. O forse qualcosa di più, forse nonostante la traduzione scialba, il commento pedestre e frettoloso, ha ricevuto il messaggio, ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie, noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle. I miei compagni feci io sì acuti. E mi sforzo, ma invano, di spiegare quante volte vuol dire questo acuti. Ancora una lacuna, questa volta irreparabile. Il lume era di sotto della luna? O qualcosa di simile, ma prima nessuna idea. Caine Anung, come si dice qui. Che piccolo mi scusi, ho dimenticato almeno quattro terzine. Sanete rien, vasi tout me. Quando mi apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto che mai veduta non ne avevo alcuna. Sì, sì, alta tanto, non molto alta. Proposizione consecutiva. E le montagne, quando si vedono di lontano, le montagne... Piccolo, piccolo, di qualcosa, non lasciarmi pensare alle mie montagne che comparivano nel bruno della sera quando tornavo in treno da Milano a Torino. Basta, bisogna proseguire. Queste sono cose che si pensano ma non si dicono. Piccolo, attende e mi guarda. Darei la zuppa di oggi per saper saldare non ne avevo alcuna col finale. Mi sforzo di ricostruire per mezzo delle rime. Chiudo gli occhi, mi mordo le dita, ma non serve, il resto è silenzio. Mi danzano per il capo altri versi. La terra lacrimosa diede vento. No, è un'altra cosa. È tardi, siamo arrivati alla cucina, bisogna concludere. Tre volte il fe girar con tutte le acque. Alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù come altrui piacque. Trattengo piccolo, è assolutamente necessario, urgente che ascolti, che comprenda questo come altrui piacque prima che sia troppo tardi. Domani lui o io possiamo essere morti o non vederci mai più. Devo dirgli, spiegargli del Medioevo, del così umano e necessario eppure inaspettato anacronismo e altro ancora, qualcosa di gigantesco che io stesso ho visto ora soltanto nell'intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. Siamo oramai nella fila per la zuppa, in mezzo alla folla sordida e sbrindellata dei porta zuppa degli altri commandos. I nuovi giunti ci si accalcano alle spalle. Kraut und Ruben? Kraut und Ruben. Si annuncia ufficialmente che oggi la zuppa è di cavoli e rape. Schuhe nave. Caposta esre pack. Infin, che il mar fu sopra noi rinchiuso. Con gente che è in sostanza un punto esclamativo ambulante. Come fermare chi non vuole sapere di fermarsi? Il fanatismo è spesso strettamente legato a un contesto di profonda disperazione, dove le persone non avvertono altro che disfatta, umiliazione, indegnità. Ricorrono a forme svariate di violenza disperata. E l'unico modo per respingere la disperazione è quello di generare, diffondere speranza. Forse non fra i fanatici, ma fra i moderati. Ora vorrei potervi dire che la letteratura è sempre la risposta, perché la letteratura contiene in sé un antidoto al fanatismo, per il fatto stesso di iniettare immaginazione nei suoi lettori. Mi piacerebbe poter prescrivere, nero su bianco, leggete letteratura, guarirete dal fanatismo. Sfortunatamente non è così semplice. Sfortunatamente
molte poesie, molte storie, drammi sono stati usati nel passato per instillare odio, ispirare nazionalismi intransigenti. Tuttavia, ci sono alcune opere letterarie che in una certa misura possono aiutare. Non fare miracoli, però aiutare. Shakespeare può fare molto. Ogni estremismo, ogni crociata oltranzista, ogni forma di fanatismo in Shakespeare si conclude in una tragedia o in una commedia. Il fanatico non è mai più felice o più appagato alla fine, o è morto, o diventa una burla. Questo è un buon coadiuvante. Così, in una certa misura, alcune opere letterarie possono servire, ma non tutte. E se promettete di prendere la cosa con grano salis, posso dirvi, almeno in linea di principio, che credo di aver inventato la cura per il fanatismo. Il senso dell'umorismo. È un'ottima terapia. In vita mia non ho ancora visto un fanatico dotato di senso dell'umorismo e non ho nemmeno mai visto una persona dotata di senso dell'umorismo diventare un fanatico, a meno di non perdere il senso dell'umorismo. I fanatici sono spessissimo sarcastici. Alcuni di loro hanno un profondo senso del sarcasmo, ma niente spirito. L'umorismo implica la capacità di ridere di se stessi. L'umorismo è relativismo, è la facoltà di vedersi così come potrebbe vederti il prossimo, è il rendersi conto che a prescindere da quanto tu sia retto e da che torti tremendi tu abbia subito, esiste immancabilmente un risvolto che è un poco buffo e che più sei integerrimo, più buffo diventi. Perfetto! Se solo riuscissi a trasformare il senso dell'umorismo in compresse e poi convincessi popolazioni intere ad assumere queste mie pillole, immunizzando così tutti dal fanatismo, potrei un giorno o l'altro candidarmi al premio Nobel per la medicina, non per la letteratura. La Repubblica tutela la cultura. La bellezza è l'insieme delle qualità percepite che suscitano sensazioni piacevoli che attribuiamo a concetti, oggetti, animali o persone nell'universo osservato, che si sente istantaneamente durante l'esperienza, che si sviluppa spontaneamente e tende a collegarsi a un contenuto emozionale positivo, in seguito a un rapido paragone effettuato consciamente o inconsciamente con un canone di riferimento interiore che può essere innato oppure acquisito per istruzione o per consuetudine sociale. Nel suo senso più profondo, la bellezza genera un senso di riflessione benevola sul significato della propria esistenza dentro il mondo naturale. Cultura e ricerca sono due capisaldi della nostra carta fondamentale. Le riflessioni programmatiche che proponiamo qui cercano di mettere a punto alcuni elementi per una costituente della cultura. L'articolo 9 della Costituzione promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Sono temi saldamente intrecciati tra loro. Perché ciò sia chiaro, il discorso deve farsi strettamente economico. Niente cultura, niente sviluppo. Traversava, affondando nel fango fino alle caviglie. Non poteva avanzare di più di 4 passi senza doversi fermare a scrollarsi i chili di fango che gli gravavano gli scarponi. Puntava alla fascia boscosa che cingeva a metà la collina piramidale. Era appena il preambolo dell'aggiramento della puntata di San Marco a Santo Stefano. Gli alberi erano anneriti dalle piogge e senza che tirasse vento sgrondavano fragorosamente. Come vetro sotto subito sentì un trepestio, annaspamenti, delle esclamazioni smozzicate di allarme e di disgrazia. Allora stese avanti una mano e disse: «Non abbiate paura, sono un partigiano, non scappate». Erano 5 o 6 uomini di quella collina che, riparati nel bosco, spiavano le mosse dei fascisti laggiù, in Santo Stefano. Erano tutti ammantellati e uno portava a tracolla una coperta arrotolata. Avevano anche fagottini di roba da mangiare. Se i soldati avessero puntato di sorpresa dalla loro collina,
erano pronti ed equipaggiati per fuggire e restare lontani per 24 e anche 48 ore. Senza parlare, solo guardandoli sottecchi la sua straordinaria infangatura, tornarono ai loro osservatori, indifferenti allo stilicidio che gli infradiciava i berretti e le spalle. Il più anziano di loro, ed anche quello che sembrava sopportare con più buon umore la situazione, un uomo con capelli e baffi bianchi, occhi umorosi, domandò a Milton: «Quando dici che finirà, patriota?» «Primavera», rispose, ma la voce gli uscì troppo rauca e falsa. Diede un colpo di tosse e ripeté: «Primavera». Allibirono. Uno bestemmiò e disse: «Ma quale primavera? C'è una primavera di marzo e una primavera di maggio!» «Maggio», precisò Milton. «Non uccidete il mare, la libellula, il vento. Non soffocate il lamento, il canto della mattina. Il galagone, il pino, anche di questo è fatto l'uomo. E chi per profitto vile fulmina un pesce, un fiume, non fatelo cavaliere del lavoro. L'amore finisce dove finisce l'erba e l'acqua muore, dove, sparendo la foresta e l'aria verde, chi resta sospira nel sempre più vasto paese guasto. Come potrebbe tornare a essere bella, scomparso l'uomo, la terra?» «La Repubblica tutela il paesaggio.» «Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia, opera passivamente, ma opera. È la fatalità. È ciò su cui non si può contare. È ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti. È la materia bruta che strozza l'intelligenza.» «Ma in questo mondo che non possiede nemmeno la coscienza della miseria, allegro, duro, senza nessuna fede, io ero ricco. Possedevo, non solo perché una dignità borghese era nei miei vestiti e nei miei gesti di vivace noia, di repressa passione, ma perché non avevo la coscienza della mia ricchezza. L'essere povero era solo un accidente mio, un sogno, forse un'inconscia rinuncia di chi protesta in nome di Dio. Mi appartenevano invece biblioteche, gallerie, strumenti d'ogni studio. C'era dentro la mia anima nata alle passioni già intero, San Francesco, Vincenti Riproduzioni, e l'affresco di San Sepolcro. E quello di Monterchi, tutto pieno, quasi simbolo dell'ideale possesso, soggetto dell'amore di maestri longhi o continui, privilegio di uno scolaro ingenuo e quindi squisito. Tutto, è vero. Questo capitale era già quasi speso, questo stato esaurito, ma io ero come il ricco che, se ha perso la casa o i campi, ne è dentro, abituato, e continua a esserne padrone.» «La Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico.» «Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa.» «E allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti. Chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano scenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo?
Odio gli indifferenti anche per questo. Perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi. In essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. La Repubblica promuove lo sviluppo. Sfondarono la porta d'ingresso e agguantarono una vecchia. Sebbene questa non corresse, non tentasse di fuggire. Stava semplicemente ritta. «Basta!» disse Betty. «Dove sono gli altri?» Vedete un ceffone con straordinaria obiettività. Gli occhi della vecchia riuscirono a mettere fuoco il volto di Betty. «Lo sapete benissimo dove sono. Diversamente non sareste qui», disse la vecchia. Pochi istanti dopo erano tutti su, nel buio stantio, a calar colpi d'argente accetta su porte che, dopo tutto, non erano nemmeno chiuse a chiave, facendo infine irruzione come ragazzi urlanti festosamente. Un'improvvisa cascata di volumi scaturì dall'alto, rovesciandosi su Montag, che stava salendo sulla ripida scaletta tremante. Che noia! Prima era sempre stato come smoccolare una candela. La polizia arrivava in precedenza e, tappata la bocca della vittima con nastro adesivo, la richiudevano poi in quelle loro automobilini nere e lucenti come scarafaggi. Cosicché, quando arrivavano i vigili del fuoco, trovavano la casa deserta. Non si faceva del male a nessuno. Si veniva semplicemente a disinfestare. Ogni cosa al suo posto. Tutto regolare. Presto con quel kerosene che è un fiammifero. Ma ora, quella notte, qualcuno aveva fatto un passo falso. Quella vecchia aveva sconvolto il rito. Gli uomini stavano facendo troppo fracasso, ridevano, schiamazzavano, per non sentire il suo terribile silenzio a pian terreno. Lei faceva tuonare di accuse le vuote stanze e scuotere una polvere sottile di colpa che si suggevano dalle narri mentre correvano qua e là. Non era né leale né generoso. Montag sentiva un'immensa irritazione gonfiare nel petto. Quella vecchia non avrebbe dovuto essere là. Libri gli bombardavano le spalle, le braccia, il viso volto all'insù. Un volume scese, quasi docilmente, come un colombo bianco fra le sue mani, le ali tremule. Nella luce fioca, vacillante, una pagina rimase aperta e ferma ed era come una pena nivea, con le parole delicatamente dipinte vi sopra. In tutta quella confusione, quella fretta, Montag aveva soltanto il tempo di leggere una riga, ma quella riga gli fiammeggiò nella mente nel minuto successivo come se vi fosse stata impressa con un ferro rovente. Il tempo si è assopito nel gran sole del meriggio. Lasciò cadere il libro. Immediatamente un altro volume gli piombò fra le braccia. «Montag, quassù!» La mano di Montag si chiuse come una bocca. Si schiacciò il libro contro il petto in una follia di devozione, in un'insania smemorata. Montag non aveva fatto nulla, era stata la sua mano a fare tutto, la sua mano, dotata di un cervello proprio, di una curiosità e di una coscienza per ogni dito che la componeva, tremante, era stata la sua mano che era diventata ladra. Ora essa spinse veramente il libro sotto il braccio, lo premette bene, aderente alla scella sudata, con una mossa elegante, da prestigiatore. Ecco qua, innocente, guardate, fissò sbalordito quella mano bianca. Montag, non stare là impalato, idiota! I libri se ne stavano come grossi mucchi di pesci lasciati a seccare. Gli uomini saltellavano, scivolavano, cadevano su di essi. Titoli scintillavano nei loro occhi dorati, cadendo. Sparivano infine nella morte, spenti. «Cherosene!» pomparono il freddo liquido da serbatoi contrassegnati dal numero 451 e fissati con cinghie come zaine alle loro spalle. Ne inondarono ogni libro. Ricoprendolo del malefico fluido come d'una copertina, ne pomparono quantità enormi dai loro serbatoi. Scesero poi in gran fretta le scale. Montag per ultimo. «Andiamo, vecchia!» La donna si era inginocchiata fra i volumi. Toccava il cuoio, il cartone inzuppati, leggendo i titoli dorati con le dita, mentre i suoi occhi accusavano Montag.
Non potrete mai avere i miei libri, ella disse. Voi conoscete bene la legge. Tutta la casa sta per partire, disse Betty, e alzò la mano che stringeva l'accendino. Potete venire con me, disse. No, rispose la donna con molta calma. Io voglio restare qui. Aprì lievemente le dita di una mano e nel palmo apparve un piccolo oggetto sottile, un comune fiammifero da cucina. Alla vista del fiammifero, gli uomini si precipitarono fuori. Andatevene pure, disse la vecchia. Motag sentì il libro nascosto battergli come un cuore contro il petto e si accorse di indietreggiare sempre più verso e oltre la porta, sulle orme di Bitti, giù per i gradini, attraverso il praticello davanti alla casa, dove un rivoletto di cherosene si stendeva come la scia di non sa che perverso lumacone. Sulla veranda, dove era uscita a soppesarli tranquillamente con lo sguardo, esprimendo col suo silenzio una condanna, la donna rimase immobile. Betty mosse le dita per infiammare il cherosene, ma non fece a tempo. Montag soffocò un urlo. La donna sulla veranda allungò il braccio con un'espressione di profondo disprezzo verso tutti loro e strofinò il fiammifero contro la balaustra di legno. Lungo la strada, la gente corse fuori dalle case a guardare. Così giunsi ai giorni della resistenza senza saperne nulla se non lo stile. E fu stile tutta luce. Memorabile coscienza di sole, non poté mai sfiorire, neanche per un istante, neanche quando l'Europa tremò nella più morta vigilia. Fuggimmo con le masserizie sul carro da Casarsa a un villaggio perduto tra rogge e viti, ed era pura luce. Mio fratello partì in un mattino muto di marzo su un treno clandestino, la pistola in un libro, ed era pura luce. Visse a lungo sui monti che albeggiavano quasi paradisiaci nel vetro azzurrino del piano friulano, ed era pura luce. Nella soffitta del casolare mia madre guardava sempre perfettamente quei monti, già conscia del destino, ed era pura luce. Coi pochi contadini intorno viveva una gloriosa vita di perseguitato dagli atroci editti, ed era pura luce. Venne il giorno della morte e della libertà, il mondo martoriato si riconobbe nuovo nella luce. Quella luce era speranza di giustizia, non sapevo quale, la giustizia, la luce è sempre uguale ad altra luce. Poi variò, la luce diventò una certa alba, un'alba che cresceva, si allargava sopra i campi friulani, sulle rocce, illuminava i braccianti che lottavano. Così l'alba nascente fu una luce fuori dall'eternità dello stile. Nella storia la giustizia fu coscienza d'un'umana divisione di ricchezza e la speranza ebbe nuova luce. Luce! 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 Natalia cara, amore mio, ogni volta spero che non sia l'ultima lettera che ti scrivo prima della partenza o in genere. E così è anche oggi. Se mi facessero partire non venirmi dietro in nessun caso. Del resto, bisogna continuare a sperare che finiremo col rivederci. Cercherò di parlarti, di non parlarti di me, ma di te. La mia aspirazione è che tu normalizzi, appena ti sia possibile, la tua esistenza. Che tu lavori e scriva e sia utile agli altri. Questi consigli ti saranno facili e irritanti, invece sono il miglior frutto della mia tenerezza e del mio senso di responsabilità. Attraverso la creazione artistica
ti libererai delle troppe lacrime che ti fanno groppo dentro. Attraverso l'attività sociale, qualunque essa sia, rimarrai vicino al mondo delle altre persone, per il quale io tiro così spesso l'unico ponte di passaggio. A ogni modo, avere bambini significherà per te avere una grande riserva di forza a tua disposizione. Devo smettere, perché mi sono messo a scrivere troppo tardi, fidando nella luce della mia lampadina, la quale invece stasera è particolarmente fioca. Ciao, amore mio. Tenerezza mia. Se quando ci ritroveremo io sarò liberato dalla paura, e neppure queste zone opache esisteranno più nella nostra vita comune. Come ti voglio bene, cara. Se ti perdessi morirei volentieri. Ma non voglio perderti. E non voglio che tu ti perda nemmeno se per qualche caso mi perderò io. Saluta e ringrazia tutti coloro che sono buoni e affettuosi con te. Devono essere molti. Baci i bambini. Vi benedico tutti e quattro e vi ringrazio di essere al mondo. Ti amo. Ti bacio, amore mio. Ti amo con tutte le fibre dell'essere mio. Non ti preoccupare troppo per me. Immagina che io sia un prigioniero di guerra. Ce ne sono tanti, soprattutto in questa guerra. E nella stragrande maggioranza ritorneranno. Auguriamoci di essere nel maggior numero, non è vero, Natalia? Ti bacio ancora, e ancora, e ancora. Sii coraggiosa. Carissimo Piero, mio adorato fratello, la decisione che oggi prendo, ma da tempo cullata, mi detta che io debba scriverti queste righe. Sono certa mi comprenderai, perché tu sai benissimo di che volontà io sono. Faccio già parte di una formazione e ti dirò che il mio comandante ha molta stima e fiducia in me. Spero di essere utile. Nel mio cuore si è fatta l'idea, purtroppo non l'ho troppo sentita, che per tutti più o meno è doveroso dare il proprio contributo. Questo richiamo è così forte, lo sento tanto profondamente, che dopo aver messo a posto tutte le mie cose, parto contenta. Ti chiedo una cosa sola. Non pensarmi come una sorellina cattiva. Sono una creatura d'azione, il mio spirito ha bisogno di spaziare, ma sono tutti ideali alti e belli. Tu sai benissimo, caro fratello. Certo, sotto la mia espressione calma, quieta, forse si cela un'anima desiderosa di raggiungere qualche cosa. L'immobilità non è fatta per me. Se lunghi anni trascorsi mi immobilizzarono il fisico, la volontà non si è mai assopita. Dio ha voluto che fossi più che mai pronta oggi. Pensami, caro Piero, e benedicimi. Ora vi so tutti in pericolo, e del resto è così un po' dappertutto. Dunque, ti saluto, e ti bacio tanto tanto, e ti abbraccio forte. Tua sorella Paggetto. Napoli, 28 novembre 1943. Carissimo, fatto in questi giorni per un'impresa di esito incerto, raggiungere gruppi di rifugiati nei dintorni di Roma, portare loro armi e istruzioni. Ti lascio questa lettera per salutarti nel caso che non dovessi tornare e per spiegarti lo stato d'animo in cui affronto questa missione. In realtà la guerra, ultima fase del fascismo trionfante, ha agito su di noi più profondamente di quanto risulti a prima vista. La guerra ha distolto materialmente gli uomini dalle loro abitudini, li ha costretti a prendere atto con le mani e con gli occhi dei pericoli che minacciano i presupposti di ogni vita individuale. Li ha persuasi che non c'è possibilità di salvezza nella neutralità e nell'isolamento. Senza la guerra io sarei rimasto un intellettuale con interessi prevalentemente letterari. Avrei discusso i problemi dell'ordine politico, ma soprattutto avrei cercato nella storia dell'uomo solo le ragioni di un profondo interesse. E l'incontro con una ragazza o un impulso qualunque alla fantasia avrebbero contato per me più di ogni partito o dottrina. Altri amici, meglio disposti a sentire immediatamente il fatto politico, si erano dedicati da anni alla lotta contro il fascismo. Credo che per la maggior parte dei miei coetanei questo passaggio sia stato naturale.
La corsa verso la politica è un fenomeno che ho constatato in molti dei migliori. A un certo momento, gli intellettuali devono essere capaci di trasferire la loro esperienza sul terreno dell'utilità comune. Ciascuno deve saper prendere il suo posto in un'organizzazione di combattimento. Questo vale soprattutto per l'Italia. Questo vale soprattutto per l'Italia. Gli italiani sono un popolo fiacco. Fiacco. Profondamente corrotto. Corrotto. Dalla sua storia recente, sempre sul punto di cedere a una viltà o a una debolezza. Ma essi continuano ad esprimere minoranze rivoluzionarie di prim'ordine, filosofi e operai che sono all'avanguardia d'Europa. Musicisti e scrittori, dobbiamo rinunciare ai nostri privilegi per contribuire alla liberazione di tutti. Contrariamente a quanto afferma una frase celebre, le rivoluzioni riescono quando le preparano i poeti e i pittori. Poeti e pittori! Purché i poeti e i pittori sappiano quale deve essere la loro parte. La loro parte! Quanto a me, ti assicuro che l'idea di andare a fare il partigiano in questa stagione mi diverte pochissimo. Ho coscienza di essere un ottimo traduttore e un buon diplomatico, ma secondo ogni probabilità un mediocre partigiano. Tuttavia è l'unica possibilità aperta e la accolgo. Se non dovessi tornare, non mostratevi inconsolabili. Una delle poche certezze acquistate nella mia esperienza è che non ci sono individui insostituibili e perdite irreparabili. Un uomo vivo trova sempre ragioni sufficienti di gioia negli altri uomini vivi. E tu che sei giovane e vitale, hai il dovere di lasciare che i morti seppelliscano i morti. Jaime Pintor. L'IKEA delocalizza in Italia. Nel mondo al contrario in cui ci tocca vivere, la multinazionale scandinava sposta un pezzo consistente della sua produzione dall'estremo oriente alla Padania detrotizzata. Pare infatti che, nonostante tutte le statistiche ci diano per spacciati, nessuno abbia ancora imparato a fare i rubinetti come noi e i cassetti delle cucine e i giocattoli per le camere dei bambini. La qualità sanno crearla anche altri. La produzione in serie pure, ma la qualità in serie, quella rimane una specialità della casa. Non siamo soltanto il paese dei partiti famelici, dei funzionari corrotti e di mamme più parziali degli arbitri. All'estero si ostinano a riconoscere l'esistenza di un'altra Italia in cui noi abbiamo smesso di credere. L'Italia del lavoro ben fatto, del buon gusto e del bel vivere e del meglio pensare. Se avessi il potere assoluto per 100 minuti, farei piazza pulita dei mestieri che non possono più darci un mestiere, perché altrove sono fatti meglio e a minor costo, e concentrerei tutte le risorse disponibili su ciò che ci rende unici. L'artigianato di qualità, il design, il cibo, il vino, il turismo, la cultura. Creerei un fondo per la bellezza a cui attingere per aprire botteghe di alta manualità, restaurare opere d'arte, ripulire spiagge e rifugi di montagna, trasformare case smozzicate in agriturismi. Nel mondo al contrario c'è spazio solo per chi si distingue dagli altri. E noi o diventiamo la patria delle meraviglie o non saremo più niente. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. E quando non potremmo più andare per la vecchiaia o i malanni, su questo monte ci faremo portare ad orso di mulo. Batterà il cuore con l'ansia della prima azione, tentata quasi senza armi, a riconoscere nell'aria pulita le foglie che allora ci salvarono, le cime e i paesi familiari, con gli staccamenti usciti più forti nonostante Alexander dai rastrellamenti invernali. E se risuonando il nostro nome partigiano, una mano ci stringerà scura di fatica, la vedremo in ogni casa contadina,
spartire con noi la minestra, indicarci la strada o il nemico, una rude carezza, passare sul collo del mulo, tornato all'alba, nel paese distrutto, scappando ai predoni fascisti. Il vento scuoterà le fronde come bandiere e i volti riappariranno, giovani volti dalle ferite segnati e più dalla consapevolezza di Beppe, Cialacche, Berto, Pinan e degli altri che dissero: solo mi dispiace di non poterci essere alla battaglia finale. Eppure con loro scendemmo bloccate le strade al nemico e già con il loro nome si chiamavano nelle fabbriche, nelle strade i fratelli insorti a migliaia con l'arma in pugno. Soprattutto a loro il generale tedesco si arrese quel 25 d'aprile. Se dunque più dei malanni o della morte ci pesa l'ipocrisia dominante, oh, non temete, questo abbiamo fatto e questo resterà luminoso come il sole sulle foglie del monte. Giovanni Serbandini, Bini. Mio caro signore, due dei più eminenti e rispettati uomini di scienza in Italia si sono rivolti a me per i loro problemi di coscienza e mi hanno chiesto di scriverle al fine di impedire, se possibile, un esempio di persecuzione con la quale vengono minacciati in Italia degli studiosi. Mi riferisco a una forma di giuramento in cui si deve promettere fedeltà al sistema fascista. L'oggetto della mia richiesta è che lei dovrebbe gentilmente suggerire al signor Mussolini di risparmiare questa umiliazione al fior fiore dell'intelletto italiano. Per quanto possano differire le nostre convinzioni politiche, so che concordiamo su di un punto. Entrambi conosciamo e amiamo il nostro bene più alto, la libertà di pensiero e di insegnamento. Questa base soltanto ha permesso alla nostra civiltà di sorgere in Grecia e di celebrare la sua rinascita in Italia nel Rinascimento. Lungi da me l'intenzione di discutere con lei intorno a quali incursioni nella libertà umana siano giustificate dalla ragion di Stato, ma perseguire la verità scientifica dovrebbe essere ritenuto sacro da tutti i governi ed è nel suo più alto interesse che i servitori della verità vengano lasciati in pace. Questo è indubbiamente anche nell'interesse dello Stato italiano e del suo prestigio agli occhi del mondo. Sperando che la mia richiesta non cada lettera morta. Albert Einstein. A me la cultura è stata utile. Non sempre. A volte forse per vie sotterranee ed impreviste, ma mi ha servito e forse mi ha salvato. Rileggo dopo 40 anni in Se questo è un uomo, il capitolo del canto di Ulisse. È uno dei pochi episodi la cui autenticità ho potuto verificare perché il mio interlocutore di allora, Jean Samuel, è fra i pochissimi personaggi del libro che siano sopravvissuti. Siamo rimasti amici, ci siamo incontrati più volte e i suoi ricordi coincidono coi miei. Ricorda quel colloquio. A lui non interessava Dante, interessavo io. Nel mio connato ingenuo e presuntuoso di trasmettergli Dante. Avrei dato veramente pane e zuppa, cioè sangue, per salvare dal nulla quei ricordi, che oggi, col supporto sicuro della carta stampata, posso rinfrescare quando voglio, gratis, e che perciò sembrano valere meno. Allora e là valevano molto. Mi permettevano di ristabilire un legame col passato, salvandolo dall'oblio e fortificando la mia identità. Mi convincevano che la mia mente, benché stretta dalle necessità quotidiane, non aveva cessato di funzionare. Mi promuovevano ai miei occhi e a quelli del mio interlocutore. Mi concedevano una vacanza effimera, ma non ebete, anzi, liberatoria differenziale. Un modo, insomma, di ritrovare me stesso. Chi ha letto o visto Fahrenheit 451 ha avuto modo di rappresentarsi che cosa significherebbe essere costretti a vivere in un mondo senza libri e quale valore assumerebbe in esso la memoria dei libri. Per me il Lager è stato anche questo.
Prima e dopo Ulisse ricordo di aver ossessionato i miei compagni italiani perché mi aiutassero a recuperare questo o quel brandello del mio mondo di ieri, senza cavarne molto, anzi, leggendo nei loro occhi fastidio e sospetto. Che cosa va cercando questo qui con leopardi e il numero di Avogadro? Che la fame non lo stia facendo diventare matto? Né devo trascurare l'aiuto che ho tratto dal mio mestiere di chimico. Insieme col bagaglio di nozioni pratiche avevo ricavato dagli studi e mi ero portato dietro in lager un mal definito patrimonio di abitudini mentali che derivano dalla chimica e dai suoi dintorni, ma che trovano applicazioni più vaste. Se io agisco in un certo modo, come reagirà la sostanza che ho tra le mani o il mio interlocutore umano? Perché essa o lui o lei manifesta o interrompe o cambia un determinato comportamento? Quali sono i segni che contano? Quali quelli da trascurarsi? Ho contratto dal mio mestiere un'abitudine che può essere variamente giudicata e definita a piacere umana o disumana, quella di non rimanere mai indifferente ai personaggi che il caso mi porta davanti. Sono esseri umani, ma anche campioni, no? Esemplari in busta chiusa, da riconoscere, analizzare e pesare. Ora, il campionario che Auschwitz mi aveva squadernato davanti era abbondante, vario e strano, fatto di amici, di neutri e di nemici, comunque cibo per la mia curiosità, che alcuni allora e dopo hanno giudicato distaccata. Un cibo che certamente ha contribuito a mantenere viva una parte di me e che in seguito mi ha fornito materia per pensare e per costruire i libri. Come ho detto, non so se ero un intellettuale laggiù, forse lo ero a lampi quando la pressione si allentava. Se lo sono diventato dopo, l'esperienza attinta mi ha certo dato un aiuto. Lo so, questo atteggiamento naturalistico non viene solo né necessariamente dalla chimica, ma per me è venuto dalla chimica. La Repubblica promuove la ricerca scientifica. Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà a deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di quelle valli che ti videro fuggire. Ma soltanto col silenzio dei torturati, che è più duro d'ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto giurato fra uomini liberi che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare ai nostri posti, ci ritroverai, morti e vivi, con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento, che si chiama ora e sempre Resistenza! Per chi conosce solo il tuo colore, bandiera rossa, tu devi realmente esistere perché lui esista. Chi era coperto di croste è coperto di piaghe. Il bracciante diventa mendicante, il napoletano calabrese, il calabrese africano, l'analfabeta una bufala o un cane. Chi conosceva appena il tuo colore, bandiera rossa, sta per non conoscerti più, neanche coi sensi. Tu che già vanti tante glorie, borghesi e operai, ridiventa straccio e il più povero sventoli. Il popolo è un bambino, non ci capisce niente di politica. Se tu gli parli di rivoluzione e lo fai seriamente, finisce che il popolo la fa per davvero la rivoluzione. Allora bisogna fare come ha fatto il Partito Comunista. La rivoluzione gliel'ha fatta vedere da lontano al popolo, come una ballerina della televisione. Il popolo è un bambino e gli piace guardare le ballerine. I maschietti si guardano la televisione perché gli piace il culo delle ballerine. Le femminucce si guardano la televisione perché vorrebbero averci il culo come quello delle ballerine che piacciono tanto ai maschietti. Tutti guardano il culo giù. Ma sia le femminucce che i maschietti sanno che la televisione è un elettrodomestico, che quel culo esiste soltanto là dentro. Si guardano intorno e la realtà è
che si ritrovano sul divanetto del loro appartamento senza culi e senza balletti. Ma sono contenti lo stesso. Sono contenti perché tutte le volte che riaccenderanno il televisore ci avranno un culo in diretta pronto per essere guardato. E non importa che sia finito come la favola di Cenerentola. Importa solo che dopo il culo in diretta si vada a letto sereni. Al popolo gli piace la rivoluzione, ma gliela devi mostrare come il culo delle ballerine, come una cosa bella e impossibile. Gliela devi raccontare come una favola. Il popolo è un bambino, vuole sempre avere ragione. Allora chi governa il popolo gli deve dire che gli altri ci hanno sempre torto. Gli altri sono atei, miscredenti, pervertiti, omosessuali, zossi, meridionali, negri, puzzoletti, eccetera, eccetera. Insomma, relativisti. Allora il popolo è contento. Perché il popolo è un bambino e, come tutti i bambini, gli piace giocare. Palla! Nei giochi dei bambini c'è sempre uno che vince e un altro che perde. Per questo che al popolo gli piace tanto il calcio. Gol! Il popolo lo sa che il calcio vero non è quello dei campetti o delle partitelle. Il popolo lo sa che al calcio vero non ci può giocare. Che il vero calcio se lo può soltanto guardare in televisione. Allora il popolo si mette seduto e guarda. Il popolo strilla, si agita, si stanca come un bambino e quando arriva la sera si addormenta subito. È buono, buono il popolo. È una pecorella. Beh. Il popolo lo sa che la vita è come una partita di calcio in televisione, come la finale dei mondiali. Tutto il mondo la guarda, ma poi la palla se la giocano solo due squadre. Bello il calcio, bella la vita. Solo pochi se la godono, ma tutti gli altri possono fare il tifo. Il popolo è un bambino. Se gli rubi le caramelle, il bambino si arrabbia. Ma se gliele metti in vetrina, quello se le compra subito. Allora tu, che sei più furbo del popolo, gliele fai pagare il doppio di quello che valgono. Così, per ogni caramella che si compra, una gliela vendi e l'altra gliela rubi. Tiè! Se metti le mani in tasca al popolo, sei un ladro. Ma se è il popolo che si viene a svuotare le tasche da te, è solo una legge di mercato. Spread! Il popolo è un bambino, gli piace comprare le caramelle, poi magari se le porta a casa e manco se le mangia, magari le butta al secchio, magari. Perché ai bambini gli piace comprare, comprare, comprare. Allora tu, che sei più adulto del popolo, gli vendi tutto. Il popolo vuole mangiare e tu gli vendi le porcherie fino a farlo scoppiare. Il popolo vuole le canzonette e tu gli vendi qualche chilo di ritornelli da canticchiare sotto la doccia. Perché Sanremo è Sanremo! Il popolo vuole gli ideali e tu gli vendi anche quelli. Poi magari li porta a casa e non ci crede più. Magari li butta al secchio. Meglio. Meglio! Così torna subito al supermercato a comprarsi le caramelle. Il popolo è un bambino. Fa tante domande e tu non gli puoi dire la verità, se no quello ti mette in difficoltà. Per esempio, io c'ho un figlio, si chiama Robertino Casori, il peggiore della classe. Mi ha detto: papà, cosa sono i terroristi? Io gli ho voluto dire la verità. Gli ho detto: ti ricordi quando eri bambino? A Natale ti ho detto che sarebbe arrivato Babbo Natale. Tu eri un bambino intelligente e non ci hai creduto. Ma poi la notte io sono andato a mettere i regali sotto l'albero e la mattina presto, quando li hai visti, hai cominciato a credere che li aveva portati Babbo Natale. Hai pensato che se c'è il regalo significa che c'è anche il barbone che lo porta con le slitte, con le renne. E invece ero sempre io. E i terroristi sono la stessa cosa. Qualcuno ti dice che ci sono i terroristi e tu non ci credi. Poi scoppia la bomba, boom! Crollano un paio di grattacieli e tutti pensano che se c'è l'attentato significa che ci stanno anche i terroristi che l'hanno fatto. Ma è tutta una bugia. È sempre papà che zitto zitto di notte fa scoppiare le bombe e poi dà la colpa ai terroristi. E mio figlio mi fa: amico mio, Panfotti Maurizio, che Robertino frequenta un bambino ciccione che è insopportabile secondo me, pure un po' deficiente, ma detto Panfotti Maurizio dice che questa cosa si chiama strategia della tensione. Allora io gli ho risposto: l'amico tuo, Pancotti Maurizio, è comunista. E lo sai perché è così ciccione? Perché i comunisti si mangiano i bambini. Stai attento quando vai a fare merenda da lui, perché ti si mangia. Mio figlio Robertino ha cominciato a tremare. Per una settimana non è più uscito di casa. Gli ho fatto fare tutto quello che volevo. Gli dicevo: lava la macchina,
metti a posto la stanzetta, portami le ciabatte. Lui mi ubbidiva come un cagnolino. Bau! Perché si governa con la paura. E il popolo è uguale. Il popolo è un bambino. Se vuoi che non si perda nel bosco, gli devi dire che c'è il lupo cattivo, l'uomo nero, i terroristi, l'amico il barbone, i pirati della Malesia. Ogni tanto, insomma, bisogna cambiare, fare la rotazione. Il diavolo, gli zombie, il mostro di Loch Ness, il boce, i marziani, i fantasmi. Il popolo è un bambino. Se gli metti paura, ti porta le ciabatte, ti lava la macchina. Il popolo è un bambino. Se gli metti paura, ti ubbidisce subito. Quando mi incontrano mi dicono sempre: sei sempre impegnato di qua, di là, di su, di giù. Ma tu preghi? Perché il dovere di un prete e di un cristiano è quello di pregare. C'è una preghiera che recito tutte le mattine. La mattina mi sono svegliato, oh bella ciao.